Chiunque abbia a che fare con l'email marketing, prima o poi si troverà ad affrontare due argomenti molto poco graditi, soft bounce e hard bounce, le due tipologie di rimbalzo che le email possono avere e che rientrano nei problemi di email delivery. Prima di addentrarci nella definizione e nella comprensione dei bounce, è doveroso fare un passo indietro. Fino ad oggi, in tutti i contenuti di questa serie che precedevano questo, ho sempre parlato di email deliverability, mentre pochi secondi fa ho parlato di email delivery. Forse mi sono sbagliato? Non proprio. Quando parliamo di email deliverability, ci riferiamo a dove vanno a finire le email, nel senso, una volta arrivate al nostro destinatario, in quale casella andranno a finire. Quindi, se andranno innanzitutto in spam. Ed estendendo un po' quel concetto anche se vanno proprio nell'inbox principale oppure in eventuali cartelle alternative, come per esempio per chi utilizza Gmail possono essere la tab aggiornamenti, la tab social e così via. Quando invece parliamo di email delivery, ci riferiamo all'accettazione o meno della nostra email da parte del server mail del destinatario. Se il server mail fa passare un'email, quindi la accetta, allora abbiamo una delivery positiva ed entriamo nell'ambito della mail deliverability per andare a capire dove andrà a finire quell'email. Se però il server rifiuta la nostra email e quindi la mail non raggiunge proprio nessuna delle caselle, nessuna delle cartelle della casella del destinatario, abbiamo una delivery negativa e ci viene restituito un bounce, e cioè rimbalza restituendo un messaggio di errore che arriverà nella casella email del mittente. Ora che abbiamo chiarito che ci troviamo nell'ambito della mail delivery, andiamo a vedere cosa sono, cosa comportano questi bounce e che differenza c'è tra una tipologia e l'altra. Partiamo dal soft bounce. Con soft bounce si identifica un problema temporaneo alla casella del destinatario che non ha permesso la consegna del messaggio. Tra i motivi per un soft bounce potrebbe esserci ad esempio che la casella email del destinatario è troppo piena e quindi non può ricevere altri messaggi. Oppure potrebbe essere che la casella del destinatario non è ben configurata per la ricezione. Ancora, la casella del destinatario potrebbe essere temporaneamente inattiva. Il server mail potrebbe essere offline. Può essere che il server mail abbia ricevuto troppe email in un determinato lasso di tempo. Ancora, può essere che il contenuto della mail sia stato rifiutato e per questo vi rimando a un altro mio video, al primo video di questa serie che parlava proprio dei contenuti e della mail deliverability. Ancora, può darsi che l'email inviata non soddisfi i requisiti di autenticazione del server del destinatario, a questo dedicheremo poi un contenuto un po' più complesso nei prossimi video. Ancora, potrebbe essere che l'email è troppo pesante e quindi andrebbe ridotta, togliendo magari allegati, immagini, o magari accorciandola un po', per poterla far ricevere ai nostri destinatari. Dopo un soft bounce saranno provate altre consegne in base alle configurazioni del server del destinatario. Comunque, di solito sono 3 o 5 tentativi di consegna. Dopodiché verrà prodotto un hard bounce. Visto che ci siamo arrivati, con hard bounce si identifica un errore permanente che determina l'impossibilità di consegnare messaggi al destinatario. Si può verificare perché magari la casella del destinatario non esiste o non esiste più, è stata magari disattivata, oppure perché il server email del destinatario ha bloccato la ricezione di messaggi inviati da quello specifico mittente. Si possono prevenire i bounce? Allora, è impossibile prevedere se e quando avverrà un bounce. Tuttavia, possiamo mettere in campo delle buone prassi per cercare di contenere il più possibile il fenomeno e qualche volta anche prevenirlo. Innanzitutto, come già detto in un altro contenuto, non bisognerebbe mai comprare liste di email. Quando compriamo liste di email, è molto alta la probabilità che ci troveremo diversi, se non molti, indirizzi email non attivi o addirittura delle email spam trap.
che servono proprio ad identificare gli spammer e a bloccarli sui server dei destinatari. Una seconda pratica da mettere a punto per evitare quanto più possibile questo fenomeno è quella di mantenere pulita la lista dei contatti, andando periodicamente ad eliminare quei contatti che non aprono mai le nostre email o che magari già producono dei soft bounce. Se l'eliminazione diretta ci sembra una soluzione troppo estrema, si può pensare magari di creare una campagna di re-engagement dei nostri contatti per cercare di spronarli ad aprire le nostre email, capire quelli che veramente sono perduti e poi andarli ad eliminare in maniera automatica. Ma quando il bounce avviene, cosa possiamo fare? Allora, è importantissimo monitorare i bounce, possibilmente in maniera automatica. È vero che possiamo monitorare i bounce semplicemente guardando tutte le email di errore che ci vengono inviate con il soft e con l'hard bounce, tuttavia è molto meglio avere un software che controlla per noi la situazione e che fa in modo che la situazione non ci sfugga di mano andando a distruggere i nostri tassi di consegna. I moderni software di marketing automation già gestiscono in maniera eccellente soft ed hard bounce. Ad esempio, MailChimp ci segnala i soft bounce nei report di campagna e dopo 7 soft bounce o 15 nel caso di email subscribed ci consegna un hard bounce e quindi va a rimuovere quella casella email dai nostri contatti. Allo stesso modo, Mautic, che utilizziamo noi, va ad etichettare come bounced tutti i contatti che producono un soft bounce e al verificarsi di un hard bounce o di 5 soft bounce consecutivi, quella casella email viene etichettata come do not contact e quindi il sistema non contatterà mai più quell'indirizzo email senza però rimuoverlo dalla nostra lista contatti. Quindi se ho un buon software di marketing automation lascio fare tutto a lui e me ne disinteresso? No. Per quanto la marketing automation sia nata e si sia sviluppata proprio per rendere automatici e veloci tutti questi processi, altrimenti lenti e ripetitivi che bisognerebbe sempre tenere sotto controllo, non dobbiamo nemmeno fare l'errore di lasciar fare proprio tutto alle macchine. Conviene, per esempio, tenere sempre monitorati i soft bounce per capire se c'è qualche pattern ripetitivo. Ad esempio, potremmo accorgerci che uno stesso provider email ci consegna sempre dei soft bounce. In quel caso conviene andare ad agire manualmente, andare a guardare le policy di quell'email provider per capire se stiamo violando qualcuna delle sue regole e per questo le caselle email dei destinatari presenti su quell'email provider ci restituiscono dei soft bounce. Con questo è tutto. Se il contenuto ti è piaciuto, iscriviti al nostro canale, clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche quando pubblicheremo i prossimi contenuti. A presto!